A Cesena il Pescara cercherà di sfatare un tabù che regge da quasi 30 anni. Il 9 febbraio 92, l'ultimo successo del Delfino in terra romagnola, in un confronto che vanta 45 episodi, fu Rocco Pagano a firmare quel blitz cesenate in Serie B. Lo stesso Rocco Volante fu decisivo nel medesimo successo nella Serie A 87-88. Negli ultimi 10 episodi giocati al Dino Manuzzi, ora anche Orogel Stadium, il bilancio è di 2 vittorie cesenati precedute da 8 pareggi consecutivi. In particolare nel 2015 la partita venne risolta dall'ex Ragusa, mentre nel dicembre 2017 fu sfida spettacolo tra i bianconeri di Castori e i biancazzurri di Zeman, risolta col punteggio di 4-2 per la squadra romagnola. Lo 0-0 del match di ritorno è l'ultimo atto di una storia molto lunga e che a distanza di oltre 3 anni torna a scrivere una nuova pagina. Le due squadre si ritrovano in Serie C con un Pescara appena retrocesso e che fa fatica a carburare, e un Cesena alla sua terza stagione consecutiva in terza serie, che in ossequio ad una crescita del progetto tecnico sta ora insidiando il duello tra Reggiana e Modena, due delle protagoniste annunciate del campionato e per ora ben più pronte del Pescara, che, se non vuole allontanarsi troppo dalla vetta, deve cercare di battere un colpo consistente. Di Gennaro e Chiarella out, l'orientamento del tecnico Auteri è quello di riproporre il 4-3 con Sorrentino pronto alla sua seconda partita da titolare in campionato dopo quella di Chiavari. Cancellotti, Drudi, Ingrosso e Nzita in vantaggio per la linea di difesa, Rizzo, Pompetti e Memuscià in mediana, i maggiori interrogativi davanti. Auteri dovrebbe impiegare un solo centravanti di ruolo, ballottaggio De Marchi-Ferrari. Galano a sinistra, mentre a destra scalpita Dursi, che ha avuto più di una settimana per rimettersi in sesto, anche se difficilmente sarà in campo per tutti i 90 minuti. Direzione di gara affidata a Di Cairano di Ariano Irpino, che non ha mai arbitrato il Pescara, mentre ha una sola direzione con le Cesena, sconfitta a Carpi 2-0 un anno fa. Intanto sul fronte mercato il Pescara ha tesserato il portiere Alessandro Iacobucci, che ha firmato questo pomeriggio un contratto fino al prossimo giugno. Pescarese di nascita, ex Entella e Frosinone tra le altre, era svincolato ed era stato nei radar del Pescara la scorsa estate come erede di Fiorillo, ma poi la scelta era caduta su Di Gennaro. Iacobucci, che nella stagione 13-14 al Latina era stato alle dipendenze di Gaetano Auteri, anche se solo per 3 partite, fino al repentino esonero del tecnico di Floridia.